Sta proseguendo il cammino di approfondimento, di conoscenza della vicenda di Beata Giulia e fra i tanti aspetti che ci sono parsi importanti è venuto fuori questa ipotesi del libro per bambini. Era stata già fatta una proiezione con diapositive, un certo testo quando è stata portata Luna con il corpo a Firenze nella chiesa del Santo Spirito e poi da lì è venuta fuori questa intuizione, per cui la preoccupazione è stata di fare questo libro e il desiderio è poi quello di poterlo rendere più pubblico, quindi poterlo dilungare il più possibile. Qui abbiamo gli autori, Maurizio che ha curato i testi e Sabrina invece che ha curato le tavole, i disegni, eccetera. L'editore Antonio Indiaci di Certaldo, di San Gimignano, dove la sede legale. Nulla, il nostro desiderio è proprio ora in occasione della festa che è domenica prossima, domenica mercoledì, con le solite modalità della festa di settembre, quindi viene portato il corpo in San Tommaso, resta fino a mercoledì e poi mercoledì viene riportato su in Certaldo Alto, ci sembrava opportuno ecco, fare un lancio alla grande anche del testo proprio per rendere avvicinabile la figura di questa beata anche da parte dei bambini. Stop. Sulle tavole, diciamo che anche questo libro per me è stata un'esperienza particolare, oltre che da un punto di vista stilistico, insomma, proprio della realizzazione delle tavole, perché appunto erano destinate ad un pubblico di bambini. Chi conosce la mia pittura sa che io sono molto legata al verismo, al realismo, quindi sfurgare, diciamo così, concedetemi questa parola, tutto il mio solito disegno per realizzare delle tavole che poi dovranno essere comunicative, insomma, per questo pubblico di piccoli, è stata una cosa, una bella esperienza, insomma, io mi sono anche divertita, fra l'altro, oltre ad avere avuto appunto del modo di approfondire, insomma, quegli aspetti più spirituali, insomma, no? Della vita della nostra beata, quindi cercare di entrare dentro la storia. Con alcune anche tavole, diciamo, di licenza poetica, perché alcune tavole me le sono proprio inventate. Chiaramente, dovendo raccontare una storia, ho dovuto inventarmi, come dire, no? Un inizio. Quindi mi sono immaginata l'amore che probabilmente, sicuramente c'è stato, insomma, tra i genitori della nostra beata, la sua venuta al mondo e il suo cammino da bambina fino alla sua, insomma, presenza dentro questa cella che ancora abbiamo in Certaldo Alto, quindi immaginando tutto il processo anche spirituale, di lei, insomma, no? Facendo appunto un full immersion dentro quelle che erano le notizie storiche, quindi un po' inventate, un po' con riferimenti storici, ecco, ho realizzato queste 20 tavole che poi sono su disegni su carta realizzati con una tecnica a tempera. Il testo si inserisce proprio con quello che ha detto Sabrina. Qualcuno ha definito il mio testo delle didascalie lunghe alle immagini di Sabrina, ed è vero. Ho cercato di completare, di raccontare la storia di Beata Giulia aumentando le immagini. Abbiamo deciso di parlare ai bambini, per cui il linguaggio è semplice, è lineare, le parole sono scelte in modo tale che un'idea che ci è venuta è che i genitori possano addormentare i propri figli leggendo il librino di Beata Giulia. Lo scopo appunto era quello di arrivare direttamente ai più piccoli, perché sappiamo tutti che parlare ai bambini vuol dire parlare direttamente al nostro futuro.